Nelle grandi pianure europee, dalla valle del Po in Italia al nord della Francia, al centro Spagna e Germania, le medie aziende agricole costituiscono la struttura portante dell'agricoltura. Le colture principali vanno dal cereale alle foraggere, dall'allevamento del bestiame al riso, alle colture a file a pieno campo. Esse necessitano di trattori potenti e versatili, in grado di effettuare con un alto grado di economia tutta la gamma delle lavorazioni, dalla preparazione dei terreni alle semine, dai trattamenti alle raccolte ai trasporti. La risposta Fiat Agri a queste esigenze è la gamma centrale della serie 90. Tre modelli a due e quattro ruote motrici di 90, 100 e 110 cavalli di potenza, con pesi che vanno dai 3.560 kg del 90-90 a due ruote motrici ai 4.505 kg del 110-90 a quattro ruote motrici. Sono dati riferiti ai trattori in equipaggiamento standard, con cabina super comfort e riforniti. I pesi possono aumentare nettamente quando necessario con adeguate zavorrature e il riempimento ad acqua dei pneumatici. È soprattutto con questi modelli che Fiat Agri si è affermata come leader incontrastato del mercato europeo. Vediamoli ora in una serie significativa di lavorazioni per apprezzarne i punti di forza. Il lavoro più impegnativo per valutare le prestazioni di un trattore è l'aratura. Questo pesante quadrivomere reversibile attira l'attenzione del folto pubblico di agricoltori intervenuti a questa dimostrazione. Notate la potente progressione del 190 DT, frutto della generosità del suo motore. Sono i motori diesel Fiat della serie 8000 di ultima generazione e con caratteristiche di avanguardia per generosità, flessibilità, riserve di coppie ed economia di consumi. Motori ad alta standardizzazione delle parti, a 5 cilindri per il 90-90 e a 6 cilindri, diametro 100 per il 190 e diametro 104 per il 110-90. Presentano condotti di aspirazione di disegno innovativo con andamento a chiocciola per ottenere la massima turbolenza dell'aria già in fase di aspirazione. Ne deriva una miglior combustione con minori consumi e assenza di fumosità. Robusti, affidabili e di lunga vita operativa, questi motori costituiscono certamente uno dei punti di maggior forza dei trattori della gamma centrale. Qui possiamo apprezzare l'alta manovrabilità di fine solco del 190 DT. La rapidità delle manovre è favorita dalla totale sincronizzazione delle marce del cambio, incluso l'innesto della retromarcia, e dalla guida a comando idrostatico. E ora la progressione del lavoro, l'assenza di slittamenti, malgrado un attrezzo lungo, pesante e per il lavoro profondo. Sono i risultati che si ottengono tramite il sollevatore idraulico, uno dei punti di forza più qualificanti per le alte prestazioni di questi trattori. Le sue funzioni vanno dal controllo dello sforzo tramite barra di flessione sui bracci inferiori, al controllo della posizione, al funzionamento misto. Le parti meccaniche sono racchiuse nella scatola della trasmissione, quindi sono completamente protette. Le regolazioni comprendono il vario speed per graduarne la sensibilità, il liftomatic per sollevare e abbassare gli attrezzi senza usare le leve di comando e la velocità di discesa regolabile con blocco in posizione sollevata per la sicurezza dei trasferimenti. Uno strumento altamente raffinato che esalta le prestazioni del trattore, controllando gli slittamenti, riducendo consumi e usure, assicurando la regolarità del lavoro. La preparazione dei terreni per le semine può essere effettuata con vari tipi di erpice. Qui ne vediamo uno trainato di grandi dimensioni
ed azionato idraulicamente tramite i distributori ausiliari. Un lavoro impegnativo da effettuare in velocità, dove risalta il perfetto equilibrio del trattore, la sua manovrabilità, la comodità dei comandi idraulici. Possiamo anche apprezzare l'assenza di compattamento del terreno, grazie alla perfetta ripartizione del peso sui due assali e alla leggerezza del mezzo, qui equipaggiato delle sole zavorre anteriori. Qui si tratta di un erpice a denti elastici portato e controllato dal potente sollevatore, che può arrivare a oltre 4.500 kg di capacità di sollevamento all'estremità dei bracci, con un cilindro ausiliario. Le manovre di fine passata sono rese agevoli dal Lift-O-Matic, che non richiede l'uso delle leve di comando sollevatore. Le potenze meccanica e idraulica del trattore sono ambedue impegnate nell'azionamento di questo complesso portato e azionato dalla presa di forza. Al frangizolle oscillante portato si aggiunge uno sminuzzatore a denti, azionato tramite un distributore supplementare. La presa di forza dei trattori della gamma centrale è totalmente indipendente, tramite apposita frizione da 12 pollici, comandata da una leva a corsa lunga, situata a destra dell'operatore. A 540 o 1000 giri fornisce a regime di taratura oltre il 90% della potenza motore per l'azionamento delle più complesse macchine operatrici. Tramite apposita levetta di selezione si ottiene anche la presa di forza sincronizzata con l'avanzamento delle ruote. Dalla preparazione dei terreni alle semine. Potenza alla presa di forza, capacità del sollevatore, ampia scelta di marce. Tutto è chiamato in causa per l'efficacia e l'economia di queste operazioni, che vediamo effettuate da una seminatrice concimatrice a ciclone portata. Il cambio della gamma centrale è un altro dei punti di forza di questi trattori. 5 rapporti avanti e uno indietro completamente sincronizzati. Ingranaggi sempre in presa a taglio elicoidale. Gruppi di riduzione epicicloidali per 15 marci avanti e 3 indietro. Una gamma di velocità da 1 a 30 o 40 km ora a seconda delle versioni. E ben 5 marce fra i 6 e i 15 km ora, fra cui scegliere per tutte le lavorazioni di superficie. Dalle erpicature alle semini e alle raccolte si può sempre utilizzare al meglio la generosa coppia dei motori per l'economia dei consumi. Questo polverone esalta le caratteristiche di comfort e protezione delle cabine Comfort e Super Comfort che equipaggiano i trattori della gamma centrale, offrendo un ambiente di lavoro piacevole in qualunque condizione operativa o climatica.
L'acqua domina nella coltura del riso e i trattori assumono connotati specifici, come le grandi ruote in ferro che sollecitano in modo gravoso le strutture e presentano tenute stagne per la protezione degli organi interni. Nelle manovre di capezzagna risalta tanto l'utilità delle retromarce sincronizzate quanto il forte angolo di sterzata offerto dagli assali anteriori. Si raggiungono i 50 gradi di sterzata massima, con soli 10 gradi di inclinazione verticale. La guida è idrostatica, con due cilindri di comando in posizione protetta dietro l'assale, e garantisce precisione nelle manovre senza la minima fatica dell'operatore. Il lavoro in risaia è un probante banco di prova per i trattori. Le ruote in ferro sollecitano trasmissione e riduttori. L'acqua e la melma richiedono tenute stagne, a garanzia della durata di tutti gli organi interni. I trattamenti richiedono la massima tempestività di intervento e possono essere effettuati con botte portata o trainata utilizzando la presa di forza. Quando si parla di botte portata, e questa che vediamo ha oltre 2 metri cubi di capacità per un peso complessivo di quasi 2 tonnellate e mezzo, si parla di potenza del sollevatore e di equilibrio del complesso, ampiamente dimostrati qui dal 90-90 DT. Zona del Chianti. Vigneti a filare largo e collinari. Terreno ideale per un 190 DT con fresa ad altissimo assorbimento di potenza. Il lavoro si svolge utilizzando le marce ridotte. Il cambio della gamma centrale permette l'inserimento di un terzo riduttore epicicloidale, per un totale così di 20 marce avanti e 4 retromarce, aggiungendo 5 marce avanti, da 300 metri a 1 km ora. Sono le marce ideali per attrezzi come scavafossi, frese e altri, che necessitano della disponibilità totale della potenza alla presa di forza. Nelle uscite risalta la manovrabilità del mezzo, grazie ai nuovi assali con sterzata a 50 gradi e alla guida idrostatica. Le raccolte rappresentano una parte fondamentale dell'impiego dei trattori della gamma centrale e ne esaltano la polivalenza. Barbabietole. Un 190 con scava caricatrice semiportata e azionata dalla presa di forza procede veloce e senza esitazioni in un lavoro duro e continuo.
fieno. Alla rotopressa Heston 5670 è accoppiato un 9090 che procede a 10 km ora per la massima economicità della raccolta. La rotopressa Heston della full line Fiat Agri fa un lavoro pulito, con balle ben formate per la lunga conservazione. Ancora fieno. Con il 110-90 vediamo la pressa gigante Heston 4700, vero campione di rendimenti nella raccolta di fieno e paglia sulle superfici medio-grandi. Il complesso procede sui 12 km ora e l'esuberante potenza dei 110 cavalli del trattore assicura la progressione del lavoro. Trasferimenti e trasporti possono essere affrontati con maggiore economia e rapidità dalle versioni a 40 km ora dei modelli a doppia trazione. La sicurezza è garantita dalla frenatura idraulica delle ruote anteriori. Viene realizzata tramite un freno multidisco in olio situato all'interno dell'assale, che agisce simultaneamente ai freni posteriori quando si preme sui pedali freni uniti, mentre viene escluso quando si opera in lavoro usando un pedale freno alla volta. Questa variante, obbligatoria per i DT a 40 all'ora, può essere ottenuta anche per le versioni normali. Per le loro caratteristiche, i trattori della gamma centrale possono soddisfare le molteplici esigenze dell'impiego aziendale, specie se ad orientamento carne e latte. La presa di forza è fondamentale, dall'autocaricamento del mangime alla sua distribuzione con apposito rimorchio, permette ad una sola persona di assolvere senza fatica ad un compito gravoso e giornaliero. Qui entrano in gioco sia la potenza dell'impianto idraulico che la manovrabilità del trattore, grazie alla sincronizzazione marce avanti e retromarce, nonché l'assenza di fatica tramite l'idroguida. Le balle della Heston 4800 possono pesare fra i 600 e i 1000 kg. Abbiamo così visto e apprezzato, attraverso una serie di lavori probanti, i punti di forza dei trattori della gamma centrale. Dalle arature di grande impegno alle coltivazioni superficiali, dalle raccolte al lavoro aziendale, la loro capacità operativa ne fa dei campioni. Sono un prodotto Fiat Agri, numero uno in Europa e leader mondiale dei trattori a quattro ruote motrici.